Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePa17 e oggi siamo tornati su Hearthstone per un nuovissimo episodio. Perfetto ragazzi, eccoci tornati su questo titolo. Come promesso, oggi è lunedì 7 novembre, sono le ore 18 e sono online su questo videogame, pronto a giocare con voi. Ragazzi, vado a prepararmi e ci vediamo nella prima sfida di oggi. Perfetto ragazzi, partiamo subito con una bella sfida tra Gul'dan e Garrosh. Sto sfidando Albi. Allora, direi che queste carte però sono un po' altine. Però quasi quasi me le tengo. Me le tengo, dai. Me le tengo, vediamo che cosa gli uscirà. Allora, parte lui per primo. Sono leggermente in ritardo. Anzi no, sono giusto, guardate, sono le ore 18 in punto perché stavo creando praticamente un nuovo mazzo. Allora pesca una carta e subisce due danni. Userei questa. Ok, perfetto. Terminiamo il turno, ho fatto che subire due danni ma almeno ho pescato un'altra carta. Adesso abbiamo sia il dardo d'ombra sia il drago di zaffiro. Lui ha buttato giù il razziatore di bottini. Pesca una carta. Io posso buttare giù questa qua e mi proteggo. Perfetto. Passiamo il turno. Ok, vediamo che cosa decide di fare lui. Vediamo subito. E cosa gioca? No, ci ripensa, attenzione. Ci ripensa e decide di giocare il potenziamento armatura. Quindi si va a proteggere. E però decide di attaccare anche il mio servitore e distrugge il suo. Allora, facciamo che usare subito questa, va. Ombra del vuoto e imp miserabile. Hai finito i demoni, per fortuna ci sono sempre gli imp. Ah, non sapevo questa cosa, non la sapevo. Ok, gli tiriamo via un punto scudo. Ok, vediamo cosa decide di fare. Intanto abbiamo 4 spettatori: Sellador 13, Alex 2216, Donkey Dom e Gugu. Lui butta giù il guerriero Tauren, che ha 2 di attacco e 3 di salute. Io posso buttare giù nel frattempo il Worgen corrotto, tanto non me lo può colpire. E quasi quasi butterei giù anche questo. Ok, però devo rinunciare all'attacco, devo rinunciare all'attacco perché il suo guerriero ha provocazione. In più se viene colpito probabilmente ha anche rabbia. Vedete, se è danneggiato ottiene più 3 di attacco, quindi va a 5. Sta già buttando giù carte pesanti, però. Ecco, te pareva. Vabbè, ma tanto noi facciamo così. E cosa posso fare? Caspita, non volevo usare questa carta qua. Usiamo lo Yeti, va. Lo Yeti. Però faccio che distruggergli la carta lì, perché era troppo pericolosa. Ok, va bene, terminiamo il turno. No, quella carta là era troppo pericolosa perché non avevo carte alte, anzi ce le avevo abbastanza basse e rischiavo che gli andasse a potenziare ancora l'attacco. Che caspita è successo? Congela un personaggio. È proprio il più forte naturalmente, devo andarmi a congelare. Vabbè, allora usiamo questa carta qua e usiamo questa. Ok. Non posso farlo. Ok, spero si scongeli in fretta. Nel frattempo passiamo il turno. Mi sto proteggendo bene, anche se questa carta qua comunque è pericolosa, eh. Devo distruggerla in fretta e furia perché mi fa perdere turni. Ok, Berserker rabbioso. Ottiene più 1 d'attacco quando un servitore subisce danni. E mi ha già subito spazzato via la mia difesa. Ah, adesso mi dà il colpo di grazia. Infatti, eccolo lì. Voilà. Infligge 2 danni a un servitore. Se sopravvive pesca una carta.
Beh, almeno ho evitato che pescasse una carta. Intanto quel berserker sta diventando pericoloso. Gioca questa, va. E... bella giocata. Ah, vabbè, non importa, va bene così. Drago fattato, subisco anche altri due danni. È una bella partita perché siamo a 30 di salute lui e io 26. Passiamo il turno. È dura, signori, comunque è dura. Golem mietitore. Evoca un golem danneggiato se viene ucciso. Adesso però sta diventando pericolosa perché può attaccarmi direttamente. Allora io mi vado a proteggere con... questa. E questa. Così. Ok. E gli faccio sparire questa, va. Perfetto. E passiamo il turno. Ok, diciamo che mi va bene perché ho questo potere qua. Però subisco sempre comunque due danni, Adesso per il momento sono protetto. No, ma quella là dovevo comunque spazzargliela via perché... perché era pericolosa. Poteva spazzarmi subito via la difesa. Ok, evocato un golem danneggiato. Ok, questa però me la tengo da parte e butto giù il campione di Roccavento. E anche il crocolisco. E lo attacco direttamente. No, perché sta potenziando il suo scudo e la cosa non mi piace. È una partita molto molto lunga, spezza magie. Ah, gli ha bloccato il potere speciale. Accidenti. Ok, ha ancora 4 cristalli. Vediamo se li usa. No, non li ha usati. Allora. Usa il drago. Per l'alleanza. Ok. Distrutta, però non mi ha distrutto il blocco qua, il potere speciale. Sento l'odore del purtroppo mi ha in parte bloccato. Allora, infligge 3 danni a un servitore se un tuo demone gli fornisce invece +2/+2. Bestia, non mi dice nulla. Drago. Accidenti. Vabbè, facciamo così. Oh, finalmente anche lui subisce dei danni. Adesso ho un sacco di carte sul tavolo e ho delle belle magie da utilizzare nel caso in cui dovesse riuscire a ribaltare la situazione. Sto giocando una bella partita contro Albi, Sto giocando una bella partita. Orrore onirico. Ammazza che pesante sta carta. 10 di salute e 6 di attacco. Quella carta lì è pesante. Allora facciamo così. Ok. E via. Ok, adesso ci vado giù pesante. Perfetto. Allora, al prossimo turno diciamo che verrà distrutta questa carta qua e per il momento è obbligata ad attaccarmi quella carta lì. Per fortuna avevo quella magia in mano, spero non ne giochi un altro uguale di servitore. Infligge un danno a tutti i servitori. Ok, me ne ha spazzati via 2. E deve stare attento perché c'è il rischio che... aia. Quella lì mi sa che è pesante, Deve stare attento perché rischio di chiudere il match già in questo giro qua, 2, 3. Per l'alleanza. Forse ce la faccio, forse ce la faccio. Sì! Bella vittoria, ragazzi. Bella vittoria. Bella partita, Albi.
grazie per aver partecipato. Mi è andata bene che sono riuscito a piazzare un po' di servitori sul tavolo, però è stata una bella partita. Ok, ho beccato la spira letale. Infligge un danno a un servitore, se muore pesca una carta. Ok. Match di oggi, Gul'dan contro Jaina, mazzo stregone contro mazzo mago. Prima mi è andata bene, ho deciso di riprendere lo stesso mazzo di prima. Allora, queste carte qua direi che vanno abbastanza bene. Me le tengo, vediamo cosa decide di fare lui. Ok, decide anche lui di tenere più o meno quelle carte lì. Forse ne ha cambiata una. Parte lui per primo, io parto per secondo. Libro chiacchierone, mette nella tua mano una magia casuale del mago. Ok, quindi lui giocherà di carte magia. Buttiamo giù questa. Vado subito a difendermi. Passiamo il turno. Ok, prima mi è andata bene. Adesso vediamo se avrò di nuovo fortuna. Ok, decide subito di attaccarmi, sia col servitore sia con la magia del mago. Questo qui è un demone, sì. Allora lo potenzio così. Perfetto. E passo il turno. Probabilmente me lo attaccherà di nuovo, eh. Mi sa che potevo attaccarlo. Vabbè, ho sbagliato io. Non importa. Ok, ha evocato due servitori con provocazione. Mi vado a proteggere di nuovo. Ok, spero che non gli dia punti attacco, perché sennò siamo già nei guai. Diciamo che buttare giù due servitori con provocazione è utile se si ha anche in mano una carta che ti dice fornisci punti di attacco a questo personaggio o a questi personaggi. Allora, pesca. E imp miserabile. Ok. Ok, passiamo il turno. Potevo giocare ancora una di queste carte qua, però me le tengo in mano. Tanto questa carta qua è anche abbastanza inutile. No, non costa niente, però mi sembra abbastanza inutile. Allora, sta pensando al da farsi. Fammi pensare. Sta pensando al da farsi. Drago Zaffiro. O Drago di Zaffiro. Allora. Visto che lui gioca quella carta lì. La gioco pure io. E ho beccato il dardo d'ombra. Perfetto. Allora, lui per il momento adesso non ha più protezioni. Dai che magari i due draghi zaffiro si distruggeranno a vicenda. Beh, che non può attaccarmelo, eh. Al massimo può distruggermi la protezione. Però con 6 cristalli già si riesce a giocare una buona carta. Eccolo lì, te pareva. No, mi attacca direttamente. Ok, perfetto. E ancora un cristallo che non utilizza, però. Allora, gioca questa. Gioca questa. Gioca questa. E lo attacco. Passiamo il turno. Mi sa che ho creato un bel mazzo, eh. Ho creato proprio un bel mazzo. Colonna di fuoco. Aia, non ci voleva. Ok, mi ha bruciato tutti i servitori. Allora, buttiamo giù questa. E il drago fatato, va. Finito. Perfetto, siamo sempre 26 pari. È una bella sfida. 8 cristalli.
con 8 cristalli si possono fare un bel po' di cose, eh. Io intanto comunque devo magari danneggiarmi un attimo per recuperare carte, perché lui ne ha un bel po' in mano e io ne ho solo 4. Fammi pensare. Con nessuna, diciamo, magia di difesa. Infligge 2 danni ai servitori nemici e li congela. Caspita, non ci voleva questa. Però almeno diciamo che con gli altri servitori non me lo può distruggere. Lui ha un bel po' di magia in mano. Non me la può attaccare. Che fai? Libro chiacchierone. Ok, ha ripescato un'altra magia. Ok, è passato il turno. Tocca a me. Cosa butto giù? Vai di comando, va. Mi danneggio anch'io. Evoca una bestia dell'ombra, vai. E basta, non posso fare nient'altro. Siamo sempre 24 pari. Siamo sempre lì. Dai, 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 dai. Esplosione arcana. Ok. Ha inflitto un danno a tutti quanti. Molto probabilmente, eccolo lì, immaginavo. E con il libro mi distrugge l'altra di qua. Ok, perfetto. Passi il turno? No, ancora 4 cristalli da giocare. No, ha passato il turno, fantastico. Allora. Volevo giocare questa. Però non lo posso attaccare. 3 danni a tutti i personaggi. Avendo questa qua, non so se mi conviene tanto giocare qualche carta, eh. No. Facciamo così. Se riesco la distruggo con questa qua. Se riesco. Ah, ci ha pensato lui direttamente. Perfetto. Vabbè, non importa. Ricercato. Spara magie. Oh, mi ha dato una magia. Tramortimento. Fa tornare un servitore nella mano del nemico, dell'avversario. Ok. Allora, giocala subito. Prova a giocare questa. Ok. Gioca questa. La gnoma. Il metalupo. Dardo d'ombra. E passiamo il turno. Ok, lui potrebbe già attaccarmi direttamente, eh. Solo che gli ha piazzato questo qua, questo segreto. Probabilmente protegge il suo personaggio da qualsiasi attacco, eh. Quindi adesso vediamo un attimo. Cosa vuol giocare? Cosa vuol giocare? Ci sta pensando su. Ci sta pensando su. Ok, ah, me la spazza via. Me la spazza via. Infligge 5 danni. Ed evoca un servitore casuale. Che caspita è, cavaliere a molla. Guardate, voglio fare una cosa. Ok, no, non l'ho. Cioè, non è partito il segreto. Allora, giochiamo. Questa carta qua. Per l'onore. Ok, il segreto non è partito. Poi. Volevo proteggermi. Fiero al mio piatto. Pronto, signore. Ok. E gioca anche questa, va. Finito. Va bene. Direi che può andare bene. Ho schierato un po' di mostri. Peccato non averne neanche uno con provocazione. Mi chiedo che cosa ci sia nascosto sotto la...
sotto il punto interrogativo. 6 danni. Ok, direttamente al mio eroe. Sono un attimo in difficoltà adesso però, Aia, sono un attimo... Ok, ho perso direttamente. Vabbè, partita terminata. Scrivimi solo magari Sellador 13 nei commenti che cosa conteneva il punto interrogativo, perché sono veramente curioso. Bella partita, sei riuscito a portarla a casa alla fine. Passiamo al prossimo match. Garrosh contro... Va bene ragazzi, terzo match di oggi, Thrall contro Garrosh. Vittoria o morte. Allora, direi che queste carte qua possono andare abbastanza bene. Ho cambiato mazzo, ho deciso di utilizzare Garrosh. Vediamo cosa decide di fare lui. Ok. Allora, tocca a me. Tocca a me. Però non posso fare nulla, quindi passo il turno. Ok, anche lo sciamano è un buon eroe. Va subito a proteggersi con il fante di Borgo d'Oro. Io invece uso il lupo. E via. Potevo quasi quasi tenermelo in mano, e giocarlo poi nel prossimo turno e proteggermi con il potere eroe. Dai. Ok, ha buttato giù il cinghiale che può attaccarmi immediatamente. Infatti mi attacca, no, non mi attacca, ma attacca l'eroe direttamente e usa anche il cristallo. Per far che? Ah, per evocare un totem. Questo totem... Ok, non fa niente di specifico. Stavolta mi proteggo. Passo nuovamente il turno. Nel frattempo gli ho spazzato via la carta provocazione che aveva piazzato. Vediamo cosa decide di fare. Vediamo, sta pensando. Ok, come immaginavo mi spazza via il lupo e col cinghiale mi attacca direttamente. Anzi, prima evoca un altro totem. Cosa fa questo totem qua? Provocazione. Ok. Allora, facciamo così, va. Finito. Perfetto. Mi sono andato a proteggere. E nel frattempo ho buttato giù anche il drago fatato. Drago fatato che non può essere colpito da carte magia o poteri eroe. Ok, ho cambiato idea. Capo incursione. Ah, mi spazza via il drago fatato. Ecco, te pareva. Ok, mi ha anche attaccato. Voglio buttare giù. Allora, questa. L'odore del sangue. E mi vado a proteggere e butto giù anche questa. Ok, così questa carta qua nel frattempo si carica. Se riesco la voglio utilizzare per rompergli lo scudo. Ecco, te pareva. Ha buttato giù un altro scudo. Che fai? Che fai? Mi attacca l'eroe direttamente. Ok. Allora, drago di zaffiro. Draco di zaffiro, anzi. Allora, intanto facciamo così, va. Ok, gli ho spazzato via tutto. Mi proteggo e via. Passiamo il turno. Adesso sono senza protezioni. Se consideriamo solamente i mostri sul campo di battaglia, ho invece 3 punti scudo. Cacciatrice lama spina. Eppure un totem. Wow.
Caspita, sto totem qua è parecchio potente, eh. Ok, tocca a me. Ho tutte carte da 5. Facciamo così, va. Finito. Non potevo fare altro. Non potevo fare altro. Prima di distruggergli però il cinghiale e la cacciatrice, devo distruggergli il totem qua. Beh, il cinghiale è andato via da solo. Vabbè, ciao. Ciao ragazzi. Buonanotte. Adesso comincerà a farmi male. 30-14, eh. Siamo un attimo nei guai. Allora, via sta carta qua che è la più pericolosa. Butta giù lo Yeti e passiamo il turno. Sono un attimo in difficoltà. Che cosa vuoi? Ok, adesso si va a proteggere. Però può attaccarmi. Che carta vuol giocare? Difensore di Argus. Vabbè, ciao. Ha tre carte provocazione. Diventa dura. Diventa veramente dura. E gli ha dato pure più 3 d'attacco, no. Per me è già finita. È già finita, ragazzi. Sì, è finita, dai. Ho ancora 3 punti vita, però. È praticamente impossibile ribaltare il match. Facciamo che buttare giù il comando. Distruggi di questa carta. Aspettate, Ok. Però direi che non posso più fare nulla, va. Perché in più tocca a lui. Peccato perché stava finendo le carte. Ma continua a evocare. Vabbè, ciao. Pure il campione dell'arena. Boh. Ancora un colpettino. Niente, partita terminata. Vince Alex 22-16. È stata una bella partita, però purtroppo a lui sono uscite carte migliori delle mie. Passiamo al prossimo match. Grazie per aver partecipato. Va bene ragazzi, nuovo match, Jaina contro Gul'dan. L'hai voluto tu. Perfetto. Jaina è l'unica che per il momento mi ha sconfitto oggi questo mazzo. Direi che queste carte qua vanno più che bene. E direi che possiamo iniziare subito. Mi sa che inizia lui. No, inizio io. Allora, butta giusta carta qua. Passiamo subito il turno. Vediamo cosa decide di fare, se usare la moneta per distruggermi questa carta, che comunque evoca una bestia dell'ombra. No. Bella giocata. Si tiene il cristallo in mano. Salve. Butto giù il worgen. No, potevo attaccarlo. Vabbè, questi qui però sono errori abbastanza da principiante, perché comunque ogni singolo punto vita dell'avversario è importante. Cosa fa? Gioca una carta? Sì. Si è andato subito a proteggere. Proteggiamoci anche noi, va. Ok, ho evocato una cacciatrice. Vabbè, facciamo così, va. Ok. Allora, 29-28. Infligge 3 danni suddivisi casualmente tra i nemici. Ok. Va bene, va bene, va bene, va bene. Almeno mi ha mantenuto la protezione intatta. Ancora 2 cristalli da utilizzare. Secondo me li utilizzerà per la detonazione di fuoco. Infatti. Infatti.
come immaginavo. Facciamo così, va. E lo attacco. Passiamo il turno. Per il momento è sempre in vantaggio lui, però consideriamo che 4 danni me li sono provocati per evocare due carte, per pescare due carte. Purtroppo è questo il difetto del potere eroe del mazzo stregone. Utile, ma dipende dall'avversario. Ok, sta riflettendo su che carta giocare. Vediamo cosa fa. Utilizza adesso il cristallo, quindi va a 5 cristalli di mana. Utilizza l'anello per ottenere un nuovo cristallo. Allora, vediamo subito. Sei il mio padre. Invocatrice del male. Accidenti, attenzione. Attenzione. E pesca pure due carte, No, questa carta qua deve sparire subito. Poi usiamo questa. Ok, per fortuna sono riuscito a spazzar via subito l'invocatrice del male. Così non ha potuto potenziare più di tanto quella carta che avete visto prima sulla sinistra. Ok, tocca a lui, sta pensando a che carta giocare. Che fare, che fare? Potrei dire che ci sta pensando perché è in difficoltà, ma secondo me non è in difficoltà. Infatti evoca due servitori con provocazione. Allora, usiamo il Draco di Zaffiro. Perfetto. E però adesso devo distruggergli quelle carte lì. Sono pronto. Vabbè, facciamo così. C'ha ancora una protezione che devo riuscire a spazzar via, sperando sempre che non la potenzi, magari con qualche punto attacco, perché diventa pericoloso, se no. Diamo sfogo alla strega magia del culto. Il K'tun. Ecco come si chiama. No. Ah. Ok, allora facciamo così. Vai, pecora. Aspetta. Frena. Facciamo così. E butto giù anche la gnoma, va. Corruzione. Allora, vai. Vabbè, ho perso la protezione, non importa. Siamo 20 a 24 per me. Sto cercando di spazzargli sempre via gli stregoni perché il K'tun è pericolosa come carta. Non dirmi che me la trasformi in una pecora, ti prego. Non dirmi che me la trasformi in una pecora. Ci sta pensando. Ah no, ok. Me la distrugge direttamente. Ok, il lupo mi ha potenziato la gnoma. Il metalupo, anzi. Tentacolo. Questa qua è vero, è quella di prima. Ok, l'ha distrutta. Belle mosse, belle mosse, signori, belle mosse. In questo modo da 5 sono passato a un servitore solo. Vai, Draco. Peschiamo anche due carte. Mi protegge. Ah, non posso più. Vabbè, pazienza. Vabbè, nel prossimo turno la gioco, va. Dai, vediamo cosa decide di fare. Siamo 24-18. Diciamo che la partita può cambiare da un momento all'altro. Niente, non riesco a giocare quella carta lì, è pazzesco. Ok.
Allora, voilà. Poi, ah, non posso giocarla. Vabbè, fai così. Fai così. E fai così. Ehi, dammi un minuto. Perfetto. Abbiamo un po' di servitori sul campo di battaglia. E siamo 23 a 16. Però mai dire mai, perché l'altra volta ero, mi ricordo, 23 a tipo a 6, qualcosa del genere. Sono riuscito a ribaltare il match. L'unica cosa è che lui sta finendo le carte. Attenzione, sta finendo le carte. Quella devo spazzarla via. Perfetto. Facciamo così. Butta giù questa. E butta giù anche questa qua. Ok. Perfetto, in automatico questa qua sparirà. Tanto può attaccarmi solo una volta. Spero ti piaccia la mia invenzione. Ingegnera novizia. Dai, che ha quasi finito le carte. Lui non ha più nulla in mano. Ok, ha tentato di spazzarmi via l'orco. Vediamo cosa decide di fare. Probabilmente mi spazzerà via questo qua. L'imp miserabile. Ok, allora, la tigre. Lo Yeti. No, dai, ho finito il mana. Non ci credo. Potevo distruggergli la principessa Uhuran. Vabbè, pazienza. Non ce la faccio ancora, rendiamoci conto. Vabbè, potrebbe essere l'ultimo turno per Gugu, eh. Vediamo un attimo cosa decide di fare. Intanto abbiamo sempre due spettatori, Sellador 13 e Gigi 06. Attenzione. Si fa dura. Si fa dura, signori. C'è il rischio che ribalti il match. Però non ha più carte in mano, eh. Non ha più carte in mano. Vediamo un attimo. Ok, tocca a me. La mia magia ti farà attenzione. Direi di chiudere velocemente la partita. E voilà, signori. Bella vittoria. Bella vittoria. Bella partita. Grazie Gugu per aver partecipato. Passiamo al prossimo match. Ho sbloccato due carte. Fuoco dell'anima infligge 4 danni. Scarta una carta casuale. Va bene ragazzi, nuovo match. Abbiamo come spettatore GG06. Sfido TZK Bia. Lui utilizza, però attenzione, un eroe particolare. Probabilmente è sempre di tipo stregone. Io ho preso il cacciatore. Queste carte qua direi che vanno bene per iniziare. Tanto se non sbaglio in questo mazzo non ho quasi niente che possa utilizzare con un solo cristallo. Utilizza questo eroe particolare qua che ho già visto in giro, però non ricordo dove. Allora parte lui, a me è andato la moneta e si va subito a proteggere. Io butto giù la moneta e uso il raptor e passiamo il turno. Ok, 4 carte a testa. Lui adesso ha già 2 cristalli, io ne ho sempre solo uno. Nel prossimo turno probabilmente il secondo cristallo, a meno che non mi esca una carta particolare, lo utilizzerò per attaccare direttamente il suo eroe. Cosa vuoi? Ok, è andato subito a proteggersi. Allora, no, facciamo così. Perfetto. Passato subito il turno. C'ho una carta che possiede furtività, quindi per il momento non me la può attaccare. Ha iniziato a evocare i totem. Totem dell'aria. Ok, col fante continua a crearmi, a provocarmi anzi danni. Vabbè, distruggiamoglielo.
Ok, tanto ho già un'altra carta furtività schierata sul tavolo. Poi butterò giù anche la tigre, che è ottima. Ok, e si va a proteggere con questo totem della pietra. Allora, vediamo se decide di sfruttare ancora altri due cristalli. Sì. Aia. Ok. Facciamo così. Questa qua me la tengo in mano. Giocherò poi questa. E nel frattempo giochiamo questa. Così. Perfetto. Ok. Gioco la tigre. E poi questa qua. Così gli do +2/+2. E provocazione. Gli è rimasto solo il totem del fuoco. Ah, potevo quasi quasi spazzargli via questo. Vabbè. Allora, ha buttato giù il mangiafuoco. E in più ha evocato un altro totem. Ok, infligge 2 danni a un nemico e lo congela. Quindi non lo posso utilizzare. Allora. Però aspettate. Vabbè. Ok. Gioca questa. Dobbiamo purificare il pozzo solare. Finito. E va bene così. Tanto non potevo fare nient'altro. Dai, su. Su. 6 cristalli. Adesso le cose cominciano a farsi serie. Ok, sta pensando un attimo al da farsi. Perfetto, le 2 carte si sono distrutte. Tanto avrei fatto così. Anche queste 2 qua si sono distrutte. Evoca un altro totem. Ok, della pietra. Devo spazzargli via il totem del fuoco. Ok, perché provoca troppi problemi. Sì, vabbè, ciao. Allora. Ah, butta giù questa, va. Facciamo così. Ah, però quella, vabbè. Tanto non potevo fare nient'altro. Adesso però purtroppo ha questa carta qua che ha provocazione ed è pericolosa. Che poi in realtà non è che sia tanto pericolosa, è solo che ha il totem del fuoco di fianco che gli dà +2 d'attacco. Sì, +2 d'attacco. E anche questo. Ha sto totem del fuoco che mi sta dando parecchio fastidio. Aia. Questo attacco l'ho sentito. Psicobot. Sì, vabbè, hanno tutte provocazione ste carte. Tutte, eh. Non ce n'è una che non ce l'abbia. Ok, allora. Vai col maestro. Se un servitore ha furtività, non può usare provocazione. Questa non la sapevo. Questa non la sapevo. Allora, butta giù anche il drago fatato, perché tanto oramai non manca molto alla fine del match. Gli distruggo questa qua, va. Quel servitore ha già attaccato. Ma non gli ha fatto nessun danno. Perché io mi sono beccato 5 punti danno e lui non se ne è beccato nulla? Boh, questa non l'ho capita. Vabbè. Niente, mi sa che la partita è quasi finita. Mi spazzerà via immediatamente la tigre.
Però non ho veramente capito perché comunque non mi ha... Ah, probabilmente era meglio prima attaccare con la tigre e poi dargli provocazione. Vabbè, niente. Pazienza, tanto comunque sarebbe finita. Mi chiedo perché non mi ha ancora attaccato direttamente. Ah, voleva proprio spazzarmi via tutti gli avversari, i servitori. Va bene, partita terminata, vince TZK Bia. È andata così. Passiamo al prossimo match. Perfetto ragazzi, direi ultimo match di oggi, Garrosh contro Gul'dan. Vado a utilizzare di nuovo il mazzo stregone, con cui mi sono trovato molto molto bene in un paio di match. Direi che queste carte qua vanno benissimo. Vediamo cosa giocherà, con cosa giocherà GG06, che è l'avversario contro cui giocherò questo match. Allora, inizia lui, a me hanno dato la moneta. Vediamo cosa decide di fare. Gioca subito una carta. Oppure no, no, ci ripensa. Ne gioca un'altra, gioca il cinghiale, con cui può attaccarmi immediatamente. Ok, 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 ok. Vabbè, io vado a proteggermi e va bene così. Passo subito il turno. Voglio vedere cosa combina lui. Ok, secondo me giocherà nuovamente un'altra carta, infatti. Sento l'odore del sangue. Ok, ha giocato l'infiltrato Worgen, che però non posso attaccare. Allora, lo gioco pure io. Passiamo il turno, dopo aver attaccato il suo eroe. Ok. Allora, vediamo cosa decide di fare. Probabilmente col suo lupo. Ah no, beh. Beh sì, potrebbe. Stavo per dire, attaccherà il mio. In realtà attaccherà probabilmente la mia difesa per spazzarla via. Però deve tenere in considerazione che facendo così gli spazzo anch'io via il suo servitore. Ok, ha optato per quello. Giochiamo questa carta qua. Ok, gli ho tirato via lo scudo. Facciamo così. Ah, ho pescato il metalupo. Ottimo. Ok, tocca a lui. Ha 5 carte in mano. 5 anch'io. Vediamo cosa fa. Altro servitore? No. Sì, altro servitore con cui rigenera 2 di salute al suo eroe. E si va a proteggere nuovamente. Allora, giochiamo. Sono un attimo indeciso, eh. Facciamo queste due qua. Però non volevo giocarla lì, accidenti. Vabbè, pazienza, facciamo così. E via. Tocca a lui. Sì, sì, ma me lo ricordo. Ok, scusatemi, è che volevo subito attaccare il suo eroe col paesano. Però il metalupo avrei voluto giocarlo là in mezzo. Beh, che forse però è andata meglio così, perché tanto... tanto quella carta là l'avrei persa, quindi... sì, avrei sprecato la posizione del metalupo. Ok, un attimo indeciso. Ha 5 cristalli, probabilmente ha carte pesanti in mano. Infatti, ha l'elite. Ok, mi ha spazzato via quella carta lì. Altra carta provocazione, io però voglio pescare 2 carte. Infatti... giochiamo questa. Giochiamo anche questa. E via. Di fianco qua voglio tenere lo spazio per un eroe pesante, così si prende più uno d'attacco.
Ok, io ho 4 servitori, uno in difesa, lui non ha nulla sul campo di battaglia. Gli servirebbe una carta magia, quella per esempio che provoca 2 danni a tutti i servitori sul campo di battaglia. In quel caso mi spazzerebbe via praticamente mezza difesa, anzi 3/4 per essere precisi. Allora, lì che sceglie tra le sue carte, cosa gioca? La lama scura. Ok, riporta in parità il match. Allora, 6 cristalli. Giochiamo questa carta qua. Ma gioca anche questa, va. Ok, 24-15. Avendo tante carte sul campo di battaglia, gli posso provocare parecchi danni. Nello scorso turno gliene ho fatti tipo 9. La lama scura lì è destinata a morire come carta, quindi è obbligato a usarla per forza in questo turno se la vuole ancora utilizzare. Al massimo può distruggermi la mia carta provocazione, però tanto ne giocherò subito un'altra nel prossimo turno. Butteremo giù il guardiano. L'ho messo un attimo in difficoltà. Vediamo cosa decide di fare. Ci sta pensando. Pantera della giungla. Questa non l'avevo mai vista di carta. Ok, ha furtività, quindi non la posso giocare. Era l'unica soluzione. Ok. Allora, facciamo così. +2. Ok. Ah, ho finito già tutti i cristalli. Ok. Perfetto. Allora, ha ancora 8 punti salute. Se non combina qualcosa in questo turno, direi che il match, quando toccherà a me, sarà praticamente chiuso. Ha ancora 5 carte in mano. Probabilmente non sa come giocarle in modo da renderle efficaci. Però considerate che io non ho difesa adesso, perché non ho nessuna carta provocazione in mano. E neanche sul... anzi no, scusate, sul campo di battaglia, perché in mano ne ho 2. E butta giù il capo incursione. E anche il berserker. Ok. Sta pensando al da farsi. Io la tigre però l'avrei utilizzata per distruggere questo, Ok. Sta quasi per terminare il suo turno. Poi toccherà a me. Ok, ha passato il turno. Buttiamo giù il draco. Buttiamo giù questa. E ho finito i cristalli. Allora, Vai. Mamma mia, giusto. Portiamo a casa anche questo match. Il mazzo stregone che ho creato è veramente, veramente forte. Bella lì, signori. Altra vittoria. Grazie GG06 per aver partecipato. Va bene ragazzi, direi che possiamo terminare questo episodio di Hearthstone qua. Come sempre spero che naturalmente vi siate divertiti, io mi sono divertito, abbiamo vinto qualche match, qualcuno invece l'abbiamo perso, comunque sono stati tutti molto molto combattuti. Ragazzi, come sempre spero che questo video vi sia piaciuto, se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio sempre qui su Hearthstone. Alla prossima ragazzi!